è eh, sì. possiamo fare possiamo anticiparla oggi. Sì, sì. <laughs> Quando, quando si parte? Quando decido io? Vabbè, okay, mi partire subito. Allora, come, come funziona questo? Qui? Perfettamente in orario. Tipo, ho visto la cabina elettorale, questa è la Tutto acceso già? Allora, va bene. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa sessione, e questa tavola rotonda. Il cui titolo è La politica per la qualità delle statistiche ufficiali 2021-25. Risultati e prospettive. In realtà, poi pensandoci adesso gli darei anche un titolo diverso a questa, perché in fin dei conti, un titolo anche, non so, spero, più accattivante, ma l'idea, comunque, ecco, è di testimoniare tramite questa sessione l'impegno continuo nell'ambito della qualità degli uffici di statistica, perché chiaramente la qualità è proprio un elemento essenziale, caratterizzante, il dato della statistica ufficiale, quindi in qualche modo deve essere sempre ben valutato, deve essere sempre eh, opportunamente eh, appunto valutato e, e quindi poi diventa un qualcosa che è patrimonio di, di tutto, tut, tutte le persone, di tutti quanti possibili stakeholder. Mi presento, mi chiamo Mauro Scanu, sono del DSTAT, ehm, e coordino il ehm, servizio che si occupa di metodi, applicazione dei metodi nei processi, metadati e qualità, appunto, e, ehm, dentro l'Isat abbiamo anche costituito un comitato qualità interdipartimentale che ha proprio l'obiettivo di, di eh, far coagulare un po' tutti gli interessi dell'Istituto di Statistica verso gli aspetti di qualità e quindi metterli un po' a fattore comune e far sì quindi che l'Istituto nel suo complesso e tutte le statistiche che vengono prodotte vada eh, verso eh, sempre il miglioramento continuo della qualità. E, um, qual è l'idea quindi? Quindi l'idea, come ho detto, è quello di testimoniare questo, eh, questo impegno e lo abbiamo fatto nello scorso quinquennio, eh, sostanzialmente tramite eh, una politica per la qualità, quindi un programma di attività eh, che è stato condiviso chiaramente a livello alto e qui vorremmo invece cogliere l'occasione a livello alto dentro l'istituto e qui invece vorremmo cogliere l'occasione per allargare un po' la prospettiva, allargarla rispetto a quelli che sono quei i possibili stakeholder e quindi far sì che il programma sia condiviso in qualche modo con tutti gli attori che partecipano per la produzione delle statistiche ufficiali. E per questo motivo qui sono presenti. Eh, Due colleghi dell'Istat e due colleghi al di fuori dell'Istat. Marina Gandolfo chiaramente ci illustrerà la componente, diciamo così, di relazione con il sistema statistico europeo per quanto riguarda gli aspetti di qualità. Andrea Bruni invece, quindi se qui abbiamo un ambito internazionale, con Andrea Bruni invece andiamo nell'ambito nazionale e quindi gli aspetti che ci legano al Sistan. Eh, Dario Ceccarelli è, eh, nel coordinamento statistico interregionale, quindi una componente molto importante, diciamo così, anche se vogliamo più allargato del sistema, comunque di produzione di statistica ufficiale. Eh, Maurizio Vichi, chiaramente, porta da un lato la sua esperienza come professore dentro l'università e quindi... Eh, dove magari il popolo aspetta anche di accuratezza in qualche modo delle statistiche ha una sua rilevanza, ma dall'altro anche come eh, partecipante, e anche se non sbaglio coordinatore, da un lato del... Ehm, eh, del adesso non mi ricordo... esattamente, esattamente. <ride> grazie, e quindi... Dell'ESAC, eh, della COGIS, anche è stato fino a pochi mesi fa, e eh, dell'ESGAB, ora per quanto riguarda invece le statistiche europee. Io prendo. <ride> prendo alcune, alcuni minuti proprio per illustrare quello che è stato fatto fino adesso perché poi in qualche modo dobbiamo anche imparare se vogliamo anche dal passato per cercare poi di migliorare l'ottica della qualità e, e sostanzialmente ciò che è stato fatto fino adesso nell'ambito della politica per la qualità ha eh, riguardato da un lato ambiti più che altro relativi alle statistiche tradizionali per esempio alla valutazione dei processi di produzione statistica interni all'Istat tradizionali, quindi in base su indagini, senza nuove fonti di dati e via dicendo, tramite dei questionari di autovalutazione, tramite il quale quindi poter capire qual era lo stato delle diverse indagini a livello globale, fase per fase, quindi per capire qual era la situazione e dove eventualmente a livello globale si poteva agire e dall'altro lato eh, per poter anche dare un'etichetta ai eh, diversi processi di produzione di Adeguamento a quelli che sono gli standard nell'applicazione delle metodologie per la produzione dei dati di statistica ufficiale. E si è partiti l'anno scorso anche con questa cosa e adesso si sta facendo, invece si è partiti con una fase di audit, che è una fase molto più approfondita di valutazione di alcuni processi. Che non è una cosa che si può fare a tappeto ovunque, si faranno tre processi statistici l'anno e già sono partiti per quest'anno con tre processi di produzione. Dal lato interno sì, diciamo che poi oltretutto l'Istat è stato anche un po' capofila rispetto a diversi istituti di statistica per quanto riguarda la descrizione dei processi tramite un sistema che era dedicato, però un sistema che ormai stava diventando obsoleto. Eh, anche nella sua tecnologia e quindi bisogna essere rinnovato, integrato con tutti quanti quei sistemi che si occupano in generale di documentazione di processi, di eh, valutazione della qualità e dei metadati. Si sta cercando di integrare tutto questo in un unico nuovo sistema che si chiama Metastat. Quindi questa è un'altra attività che è stata messa in piedi. Si eh, è attenti alle attività di standardizzazione dei metodi per esempio tramite la definizione di un catalogo dei metodi che vengono poi effettivamente applicati per la conduzione dei processi statistici. E passando a eh, ambiti diciamo così, più innovativi rispetto a quelli standard tradizionali, delle indagini tradizionali, si, sta, si è iniziato a definire, anzi, si sta applicando proprio in questo periodo eh, un framework di qualità nuovo per quanto riguarda l'utilizzo ehm, eh, di fonti di dati amministrative. E quindi già si sta cercando di applicare in modo concreto questo nuovo framework, che è stato definito internamente in Istat E dall'altro. Invece si sta iniziando a definire un framework nuovo per l'utilizzo dei dati delle trusted smart statistics, andando quindi sui nuovi fronti. Dal lato Sistan si è costruita la guida al codice italiano delle statistiche, si sta lavorando a un manuale per i quality report nell'ambito Sistan, che è un altro elemento importante, e nell'ambito internazionale l'Istat eh, chiaramente come avviene periodicamente, poi ce lo dirà meglio Marina, eh, ha risposto alla peer review che è avvenuta a fine del 2022, 2022 e rispetto a questo quindi ci sono una serie di azioni che il DSAT chiaramente deve mettere in piedi per poter, eh, poter ottemperare a quelle che sono tutte le raccomandazioni che sono state definite. Ora, L'obiettivo eh, tramite questa tavola rotonda è proprio quello di andare a capire quello che potrebbe essere un programma invece futuro su, eh, di attività da mettere in piedi e soprattutto in modo trasversale, se così vogliamo, non più eh, soltanto parlando appunto internamente, ma tenendo conto dell'importanza che hanno per esempio al giorno d'oggi i dati di fonte amministrativa e quindi che vengono dai diversi enti razzista all'interno dei processi di produzione dell'istituto e, e quindi ci sono tutta una serie di eh, domande che poi sostanzialmente eh, pongo in modo genetico e vediamo poi se riusciamo a sostanziare intanto in un primo nucleo di attività che magari possiamo cercare di mettere in piedi e poi concordare nel corso di ancora, avremo almeno un anno e mezzo per poter discutere e poter arrivare poi a un programma effettivamente condiviso io ho preso eh, come riferimento le solite parole, invece le ho scritte in inglese, possiamo dire tranquillamente in italiano, cioè chi partecipa <ride> e da questo punto di vista chiaramente oltre gli attori che già qui sono presenti, eh, vorrei anche cercare di capire eh, altri tipi di attori, soprattutto quelli che sono i ehm, eh, eh, diciamo così il, eh, i, i vari eh, eh, portatori insomma, di interesse nei confronti della statistica pubblica e quindi eh, sono, è importante capire anche quelli che sono gli obiettivi che dobbiamo soddisfare nei confronti degli utenti e, e, e quindi come rispondere a quelle che sono poi le esigenze da parte dei possibili utenti della statistica ufficiale. Che cosa poi? Eh, che cosa è anche un altro elemento eh, importante da, eh, da mettere in chiaro, quindi capire se fra le, le diverse, per esempio, eh, suggestioni che eh, stanno arrivando nel mondo della statistica ufficiale relativamente al all'utilizzo eh, di nuove fonti, all'utilizzo di nuovi metodi, qui stiamo parlando in, questa, in questo contesto molto di eh, intelligenza artificiale, Bene, rispetto a tutti quanti questi ambiti, che cosa nei diversi contesti in cui siamo sembra essere più importante, più rilevante? E, ehm, e rispetto a che cosa poi, per esempio se consideriamo anche le fonti amministrative, e capire in che modo poter interagire eh, per esempio con il mondo delle, delle statistiche amministrative proprio condividendo. Un approccio della descrizione dei processi che, per esempio, già è presente dentro l'Istituto per quanto riguarda la descrizione delle fonti che arrivano nel nostro istituto, e qui vedo un rappresentante della raccolta dati che, appunto, ha definito la Quality Report Card, e che l'Istituto tende a descrivere in qualche modo le fonti che poi vengono inserite dentro i processi di produzione. E, e, e come possiamo in qualche modo interagire per condividere questo tipo di modello e estenderlo eventualmente anche eh, nei vari contesti istituzionali che sono presenti eh, dentro il sistema. Perché questo, oltretutto, perché in qualche modo, eh, e qui vado anche all'au al come, eh, in qualche modo dobbiamo tenere presente che eh, come dobbiamo fare queste cose, dobbiamo farle insieme, perché teniamo conto che eh, la, la la qualità è un investimento, come un investimento è un costo in qualche modo e quindi se lo facciamo singolarmente in qualche modo è problematico, invece dobbiamo capire come poter interagire insieme per far massa critica e riuscire a dare delle risposte. E altre domande importanti, il quando, quindi quali sono le priorità in qualche modo da dare alle eh, diverse suggestioni che ci vengono date, ai diversi obiettivi che ci possiamo porre. E, e, e poi eh, il, il, il why, perché, eh, eh, quali sono, qual è l'impatto che ci aspettiamo da tutte queste nuove fonti di dati, da questi nuovi metodi nel, eh, contesti, nei vari contesti di produzione ai quali, eh, ai quali siamo abituati. E, eh, rispetto all'intelligenza artificiale se ne è molto dibattuto in, questo, in, questo, eh, in, questo, eh, in questa conferenza. E, eh, e dal, dal mio punto di vista ristretto, diciamo così, io la, la, sono ancora un po' un neofita di questo tipo di ambiente. Sto vedendo proprio in questo periodo quello che può essere l'utilità in, in diversi contesti, quali quello del eh, controllo e correzione o eh, quello della riservatezza. Ma sono ancora appunto contesti che stanno nascendo, rispetto al quale stiamo, stiamo confrontando molto a livello europeo per costruire una base metodologica comune. E, e, e qui mi chiedo quali sono magari le esperienze da mettere a fattore comune, se ci sono, anche rispetto a tutte eh, le, le, le varie esperienze insomma, che sono state condotte da tutti quanti. Ok, penso di aver rubato già molto tempo con questa introduzione, ma volevo fare un po' un quadro complessivo. E, e quindi rispetto a questo ora direi di poter partire subito e partirei con Marina, e quindi avendo un po' uno sguardo allargato verso... Eh, dal sistema statistico europeo quali sono le cose da prendere in considerazione ti lascio il microfono buon pomeriggio a tutti. Eh, certamente l'impegno eh, sulla qualità a livello europeo eh, è strategico. È strategico nel sistema statistico europeo, e nell'ambito poi di quello che è appunto un quadro di riferimento comune di cui parlava anche Mauro. Eh, europeo eh, del quale eh, il codice delle statistiche europee è una pietra angolare eh, ed è un codice che tutti quanti dobbiamo seguire, quando dico tutti eh, non sono solamente gli istituti nazionali di statistica di tutti i paesi dell'Unione Europea, compreso, eh, compreso gli EFTA. Altri, compreso Eurostat, peraltro noi qui abbiamo il professor Vichi che eh, fa parte dell'Esgab, che è stato quello che ha fatto la peer review ad Eurostat. Quindi siamo tutti nella stessa barca, tutti dobbiamo seguire il, i, i 16 principi del codice eh, che eh, sono principi che coprono, come voi sapete, un contesto istituzionale, un contesto dei, dei processi e un contesto sulla parte di eh, diffusione. Eh, e eh, questo appunto lo dobbiamo seguire noi, lo deve seguire ESO, ma lo devono seguire anche le o, e al, cosiddette ONA, le a, altre autorità nazionali, che producono statistiche europee. Stiamo parlando di statistiche europee, ovviamente. Ora, eh, sicuramente il codice eh, è importante, eh, ma serve anche per eh, capire... Eh, dove poi dobbiamo puntare, dove possiamo migliorare, dove possiamo progredire, che tipo di supporto c'è bisogno, quali capacità bisogna in qualche maniera eh, evidenziare ma anche arricchire eh, da un certo punto di vista. Quindi ehm, sicuramente eh, il, tutto ciò serve anche per valorizzare eh, l'impegno sulla qualità e per rimanere rilevanti, perché comunque noi non siamo più il monopolio della statistica ma siamo parte di un ecosistema di dati. Eh, e quindi questo secondo me è un aspetto importante che deve essere anche valutato nell'ambito della politica della qualità, che eh, deve essere sempre più inclusiva, eh, a mio avviso, eh, eh, proprio perché eh, la politica della qualità può diventare veramente una guida su cui basarsi. Anche comportamentale, oltre che metodologica, tecnologica ovviamente, in rispetto di quelli che sono poi i criteri che fanno parte poi, eh, i criteri della qualità. Non ci dimentichiamo che quando parliamo di un quadro di riferimento eh, europeo c'è il codice, ma poi abbiamo ovviamente la legge statistica europea, che peraltro è stata revisionata da poco, abbiamo avuto la sessione ieri. E il Quality Assessment Framework, su cui chiaramente anche lì bisognerà fare delle riflessioni. Ora, il codice è stato sviluppato nel 2005, eh, abbiamo avuto una revisione nel 2017, ma l'abbiamo fatta nel 2017. Quindi, pensiamo a livello europeo, e eh, ne stiamo già discutendo a livello di sistema statistico europeo, che c'è bisogno di una revisione del codice. Certamente il codice da un lato deve garantire in termini di contenuti no? eh, peraltro il codice è, è, appartiene al sistema statistico europeo il comitato del sistema statistico europeo è, è l'owner di, di questo codice eh, e quindi anche quello che decide poi come, come modificarlo eh, ma eh, allo stesso tempo dobbiamo tener conto delle evoluzioni e quindi il codice va cambiato, va cambiato nel senso che va aggiornato secondo me eh, rispetto anche alle evoluzioni sia dell'ecosistema dell ma anche di quello che ci, stiamo, che ci sta succedendo intorno. Nella conferenza ce ne sta dando prova. Eh, certamente dobbiamo tenere in mente anche la strategia europea dei dati, cioè il Data Act che ci diciamo in qualche maniera eh, no, regola l'accesso e ci dà anche un'opportunità di accedere ad altre, fonti, ad altre fonti di cui parlava Mauro, eh, o il Data Government Act che in qualche maniera eh, ci dà anche indicazioni e, e, e regole sul fatto che eh, comunque le amministrazioni pubbliche devono eh, far sì che i dati si parlino, si integrino, eh, ci sia un accesso e ci sia ovviamente un sempre più rafforzamento degli open data e così via. Quindi queste sono tutte cose che eh, certamente vanno, eh, vanno prese in considerazione per quanto riguarda queste, eh, queste modifiche, anche perché ehm, avere un codice e avere poi un rispetto del codice ne vale anche della credibilità delle statistiche europee, quindi eh, e la politica di qualità va di pari passo. Eh, ora, eh, avere un codice non basta, perché dobbiamo chiaramente eh, vedere come lo attuiamo, quanto lo attuiamo. attuiamo. Eh, e questo viene fatto a livello europeo, abbiamo degli strumenti già condivisi, già operativi, che funzionano, funzionano anche bene. Eh, ed è sono le peer review, ne abbiamo avuti ben tre round, l'ultimo appunto è quello a cui faceva riferimento Mauro, eh, e eh, obiettivamente eh, è una peer review, quindi una valutazione tra pari. E io penso che questo sia un aspetto importante che ci portiamo a portare a casa nel senso che anche nel nostro sistema, cioè il fatto di avere eh, esperti internazionali che provengono dal sistema statistico europeo, in fondo sono esperti che venivano dagli altri istituti nazionali di statistica sostanzialmente, questo sicuramente è un valore aggiunto eh, e eh, sicuramente questa peer review aveva l'obiettivo innanzitutto di eh, non solo guardare agli istituti nazionali di statistica d'Eurostat, Eurostat, ma anche a Leona. E questo è un altro punto a favore a mio avviso, perché c'è una responsabilizzazione da un lato, ma anche poi dopo una responsabilità di noi coordinatori, chiamola così, coordinatori nel senso che eh, diciamo nel sistema, per poi capire dove dare supporto, dove fornire magari della formazione necessaria, eccetera. Eh, il eh, terzo round eh, di peer review eh, peraltro a mio avviso è stato quello che... Eh, ha sicuramente avuto un grosso merito nel dare evidenze, eh, soprattutto a quelle che erano le innovazioni che sono state introdotte eh, anche rispetto al precedente eh, round, eh, e eh, anche andando a vedere la relazione che è stata fatta dalla Commissione europea Eurostat rispetto appunto al, eh, alla, a questo eh, round di peer review e che è stato poi presentato al Consiglio e al Parlamento europeo. Eh, evidenza chiaramente che ci sono stati dei grandi progressi negli ultimi cinque anni eh, e quindi un bagaglio di innovazioni che sono state introdotte eh, che sicuramente è, è, è a diciamo, beneficio del sistema statistico europeo. Allora mi viene in mente qua una riflessione, ma se noi nella politica della qualità ci inventassimo anche qui o un, stabilissimo una sorta di serbatoio di innovazioni nel sistema, in maniera tale anche da... Vederne la replicabilità, per esempio. Questo, ripeto, una, così, un, lo, lo, lo butto, lo butto sul, sul tavolo, perché effettivamente l'esperienza europea ci ha insegnato qualcosa da questo punto di vista. Sicuramente lo scambio tra i paesi è importante, ma ovviamente se lo riportiamo a livello di sistema nostro, lo scambio tra di noi è assolutamente importante, soprattutto la riutilizzabilità di determinate innovazioni. Ora, eh, entrando più nel merito poi delle peer review che abbiamo avuto, eh, ci sono due aspetti che volevo sottolineare. Di cui si è parlato nella peer review che abbiamo avuto. La prima è che chiaramente l'istituto, a parte che è uscito diciamo, secondo me molto bene, anche se abbiamo avuto le raccomandazioni, eccetera, eccetera, però. Eh, è stata assolutamente palese la capacità dell'Istituto e del Sistema, se vogliamo, anche di affrontare quelle che sono le eh, eh, statistiche in fase di sviluppo, che peraltro è un punto di, della revisione della nostra legge statistica europea. Ora, le cosiddette statistiche sperimentali. Allora, questo, secondo me, è eh, certamente eh, come dire, è un fattore positivo. Ora, riportandolo sempre nell'ottica di una politica no, della qualità futura, Probabilmente dobbiamo trattare, è chiaro che le, sperimentali, le statistiche sperimentali non possono eh, avere gli stessi criteri di qualità delle statistiche ufficiali che abbiamo. Allora, pensare in maniera diversa no? nella politica di qualità, cioè inglobarle per renderle comunque eh, a un livello di statistica ufficiale, con però una come dire, riflessione su dei criteri di qualità o un core adesso non lo so una sotto, sotto qualcosa insomma perché secondo me questo è un aspetto che eh, ci qualifica anche da un punto di vista internazionale eh, l'altro tema eh, secondo me importante che è stato anche affrontato nella peer review è il ruolo nuovo che potrebbe avere l'istituto nazionale di statistica rispetto alla data stewardship ora questo è un tema un po' più complicato ci sono attori anche altri attori certamente noi siamo appunto eh, L'ecosistema c'è. Ora, eh, forse anche qui eh, una riflessione sulla eh, cosa, come può ciò impattare eh, nella politica della qualità. La data stewardship secondo me è un aspetto importante. L'altro elemento che mi viene da pensare proprio dall'esperienza europea è eh, l'accesso ai dati privati. Eh, diciamo eh, sicuramente c'è eh, stato da parte dei peer reviewer una discussione diciamo una, come dire, un confronto con l'istituto in particolare rispetto all'accesso ai dati privati, ora sappiamo bene, i peer reviewer per esempio lo, lo hanno ben messo in evidenza anche nei rapporti che, eh, nel rapporto che noi non abbiamo una legislazione nazionale che ci con, diciamo che prevede l'accesso ai dati privati eh, però eh, ci hanno raccomandato, per esempio, di mettere in moto dei meccanismi o legali o di altra natura affinché questo accesso fosse il più possibile facilitato. Allora anche qui, come vogliamo fare con la politica di qualità? Forse qualcosa dobbiamo prevederla, magari un core set di, eh, di elementi che possono essere considerati magari per quei dati privati che almeno quelli che noi utilizziamo nel nostre attività, le nostre statistiche, questa così anche qui la butto come, come, eh, come riflessione. Eh, concludo, dicendo, anche perché, concludo dicendo che il, eh, diciamo le peer review eh, eh, sicuramente si sono dimostrate un, uno strumento validissimo per la qualità, eh, anche se dobbiamo spingere tanto anche sulla comunicazione, cioè dobbiamo far capire agli altri no, il valore di tutto ciò. E questo è un impegno. Ma l'altra cosa importante è che dobbiamo lavorare molto, cioè le peer review non bastano anche qui. Non bastano le peer review, non bastano le raccomandazioni. Dobbiamo mettere in piedi un piano di azioni di miglioramento. Questo, ripeto, se la vogliamo in qualche maniera replicare, no? E allora, nel, nel piano di azione di miglioramento, eh, dobbiamo essere credibili, perché eh, il piano di azione di miglioramento delle nostre Improvement Actions rispetto alla peer review europea sono pubblici. Cioè, se tu vuoi andare nel sito di Eurostat, vedete non solo i rapporti dei paesi delle peer review, ma anche i loro piani di azione. Adesso ci sarà a breve anche il nostro perché c'è stato un po' di ritardo non da parte nostra, ma da parte di Eurostat. Eh, ma insomma ne stiamo infatti parlando anche con il comitato qualità, perché ovviamente questo ha un impatto. Eh, e quindi questo è fondamentale: cioè, di essere credibili, essere trasparenti, essere comunicativi. Ma anche essere molto collaborativi, cioè, secondo me quello che noi possiamo fare insieme, possiamo farlo in ISAT, ma possiamo anche verificare cosa è possibile replicare nel sistema il più possibile. Ovviamente parliamo di istituzione statistica di ONA, ma ovviamente poi lo possiamo estendere in maniera diversa anche al sistema totale. Grazie. Grazie Marina per tutte le suggestioni e passo la parola a Andrea. Funziona e... sì? Funziono, sì? Ah, ok, grazie. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. E, innanzitutto sono, come rappresentante del coordinamento del Sistan, sono estremamente contento nel vedere colleghi del Sistan, appunto vedo Marche, Umbria, Liguria, Emilia-Romagna... Valle d'Aosta, poi non so se dimentico qualcun altro che non, non conosco, Sardegna, ecco, vedi, che non conosco, avrò occasione allora. Ah, vedi? Tutti, tu, ci sono, tutti, eh? perfetto, ci sono anche, sì, sì, grazie, grazie, sono quelli che ho, che ho conosciuto eh, da poco, ecco, e i colleghi Isat, ovviamente, che insomma vedo più spesso, ecco, però ecco, mi fa piacere vedere tutti questi colleghi del territorio. La, il mio intervento, diciamo. E sarà per così dire bottom up, cioè vol, vorrei mh, raccontarvi cosa è stato fatto come strumenti per la qualità, che eh, come coordinamento de, de, del SIS, come da eh, articolo 15, compiti dell'Istat articolo 15 ex 322. Eh, abbiamo elaborato. E, e vogliamo mettere a disposizione del sistema tutto un elemento di contesto. E al 31-12-2023, lo scorso 31-12, il sistema statistico nazionale registra l'adesione di 3.305 uffici di statistica, 3305, ok? E 4 su 5 sono comuni, i cosiddetti piccoli comuni, cioè i comuni inferiori, a 30.000 abitanti, non, non capoluogo di provincia, perché ci sono 5 capoluoghi di provincia, ad esempio Isernia e Urbino anche mi sembra, che sono capoluoghi di provincia ma hanno meno di 30.000 abitanti. E ieri è stata fatta un, in, una, in un panel nel tardo pomeriggio sugli enti locali molto interessante, su questo in cui sono stati identificati le criticità, le necessità e i bisogni di questo di, di, di questo particolare segmento del nostro SISTAN e quindi quando parliamo di politica della qualità per, eh, per il SISTAN dobbiamo tenere bene eh, ovviamente è un'ovvietà quella che sto dicendo ma molto sempre ben presente l'eterogeneità del, del sistema. E, um, Leona di cui parlava Marina le autorità statistiche nazionali sono 14 quindi l'ISTAT 8 ministeri e il CREA per le statistiche agricole l'INAIL per infortuni sul lavoro e Ispra. ISPRA per l'ambiente GSE Eterna per A il CREA, 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 CREA sì sì l'ho detto, il CREA per l'agricoltura GSE Eterna per, per l'energia, quindi 3305-14 fa 3291 ecco, si avvicinava la, la figuraccia storica quindi 3291 quindi e cosa è stato fatto? La, eh, come possiamo favorire come Istat delle azioni di miglioramento per la qualità di, di questo sistema così, così variegato. La risposta è stata trovata appunto nell'andare a, a, a portare in house, quindi a, a rendere domestico il, il quality framework europeo che Giusto, giusto appunto come appena ricordato, ben funzionava, fornisce soldi strumenti e quindi quello che è stato fatto sin dal 2010 è stato quello di andare a sistematizzare le, e a rendere insomma a calibrare sulla realtà nazionale i principi, gli indicatori e i metodi della, della, del quality framework europeo. Questo perché pillola Didattica che è necessaria, mi scuso in, in anticipo, tutti questi quali di framework eh, internazionali sono tutti gli altri che vanno per la maggiore sono quelli del Fondo Monetario e quello delle, delle divisioni statistiche delle Nazioni Unite. Tutti questi quali di framework sono costruiti della stessa maniera. Ovviamente differiscono per più o meno insomma, per contenuti, ma sono costruiti, sono strutturati in maniera gerarchica. No? Quindi ci sono i 16 tornando all'Europa, ci sono i 16 principi molto generici, molto insomma, sono delle pietre miliari no? che, che segnano la via, ma a, a operatività praticamente non hanno valenza operativa, no? Pum, sono degli enunciati di largo respiro, ad esempio le risorse vanno usate in maniera efficiente, le, le statistiche europee sono tempestive e puntuali, okay? poi declinando negli indicatori, declinando nei metodi, allora abbiamo, siamo più vicini ai processi e ai prodotti. E, e, e praticamente quello che poi è utile per la, le, le peer review sono è, è l'ultimo, il livello più fine, no? I, i metodi. Quindi in Europa abbiamo 16 principi, 84 indicatori e 439 metodi. Quello che abbiamo fatto in, in istituto nel tempo... Eh, recentemente. Allora partiamo direttamente, visto che il tempo eh, insomma, è contingentato, eh, vi risparmio insomma, tutta la, 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 la storia, andiamo direttamente al, alla direttiva 12 del 2021 e mh, siamo andati con, eh, con la, la seconda, quindi direttamente dalla seconda eh, edizione del codice italiano. E a definire i primi due livelli, a, ad aggiungere il secondo livello al, al primo, e quindi quello, della, quello di, di, di mezzo, insomma, quello che è um, nel cuore di framework europeo, gli, gli indicatori. E, però, non, e fino a quell, e la, la cosa che mi, che mi preme di, di, di dire, insomma, come per, eh, insomma, per dare un'indicazione per il futuro, è che. Eh, questi primi due livelli della gerarchia italiana fatto, la, sono stati elaborati all'interno della, della direzione per il coordinamento del Sistan. Dopodiché c'era da affrontare il, no, come nei no, il mostro finale, cioè, fare, eh, cioè definire i metodi per, eh, per, eh, insomma, adattati e calibrati sulla nostra realtà nazionale ed è stato molto importante ed è un'esperienza un assolutamente da replicare in questo senso, la squadra che abbiamo fatto noi del coordinamento del sistema con la direzione delle metodologie, per cui eh, alle due o tre persone che ci si potevano dedicare nel, nel coordinamento del sistema, si sono aggiunti due esperti di qualità che lavorano nel servizio di Mauro, per cui il quality manager e dell'ISTAT, quindi, dell quindi eh, diciamo con questa nuova, potenza di fuoco abbiamo alzato il tiro e, e siamo andati ad analizzare non solo i metodi come veniva fatto in precedenza non solo il contesto europeo ma anche gli, gli altri framework internazionali più abbiamo considerato tutta la produzione della de, de, insistano quindi i pareri cogis le direttive del comsat il, qualsivoglia eh, documento e questa è questo approccio c'era cioè, stato eh, anche sollecitato dal, eh, dalla Cogis, presieduta dal, dal professor Vighi, che nell'esprimere parere favorevole alla seconda edizione del codice eh, raccomandava, caldeggiava, adesso non ricordo esattamente il termine, l'adozione di documenti interpretativi del, della, della nuova edizione del codice per la per la qualità delle statistiche ufficiali ed è per giusto appunto quindi questo un livello più fine che, 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 serviva, che, serve, che servirà per eh, le, nostre, le nostre peer review, le nostre valutazioni, per il nostro impianto di valutazione e monitoraggio. E Non solo quindi ci siamo aperti all'interno con i colleghi della metodologia, ma una volta e raggiunto, insomma, una volta elaborato una volta redatto questo documento siamo andati sul campo e abbiamo pianificato una serie di, eh, di seminari con tutte le varie tipologie di enti perché poi questo era il documento che nel concreto doveva servire per che, do, che, doveva, che doveva servire per queste valutazioni, che servirà per questa valutazione e monitoraggio e quindi abbiamo organizzato una serie di 6, 7, 8 mi sembra e convegni, seminari con prefetture OTG, enti centrali regioni, e abbiamo posto all alla cortese attenzione dei vari stakeholder e nostro, questo nostro documento. E devo dire altro aspetto sul quale e, pongo decisamente l'attenzione: è che questa, la risposta del sistema è stata clamorosa. Adesso non perché qui, Dario, eh, ci siamo visti diverse volte e ci hanno mandato... Un... Adesso, la eh, nostra volta, lo mandiamo noi, un documentino per, vi per tut... lì, eh, Parliamo di centinaia di metodi, quindi è loro, punto, punto, insomma, eh, ci siamo messi lì a, a raffinare questo, questo nostro documento. Come del resto, anche la, il parere della Cogis andava... Eh, per il 7.3 ci sarebbe, ricordatevi questo, per l'11.8 ci sarebbe questa, non vi dimenticate. Quindi è stato veramente un lavoro... Ci mh? abbiamo lavorato l'estate. Ecco, ecco, il parere era, era del 12, sì sì sì, sì, era il parere del 2021, sì sì sì, lo ricordo, è veramente un documento estremamente dettagliato. Umino, vedo vedo. E grazie. E, e non solo... Erano due documenti interpretativi, il secondo, già ricordato, eh, passando a Mauro, è il eh, quality reporting. Quindi, andare ad armonizzare la reportistica sempre basandosi sul, sullo standard europeo, SIMS e l'associato handbook. E quindi, anche lì, la razza è sempre quella l'impianto ehm, europeo funziona, portiamolo in casa e portiamolo con, estendendo al massimo la, eh, la collaborazione tra noi perché le espertise nel, nel sistema ci sono e, e vanno assolutamente messe a fattor comune. Ecco. Grazie. Grazie Andrea. E... Passo allora la parola a Dario, visto che è anche chiamato in causa nel fine Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito, naturalmente. Io appunto sì, sono dirigente dell'Ufficio di Statistica della Regione Valle d'Aosta, ma qui parlo a nome appunto del coordinamento degli uffici regionali di statistica che è stato appunto in parte eh, già evocato. Ehm, prima di entrare nel merito delle sollecitazioni che ci ha fatto il nostro moderatore, volevo ricordare due elementi di contesto, perché così poi si capisce meglio le cose che, che voglio dire. E, e, in, anche perché sono un po' collegate ad alcune difficoltà che noi possiamo incontrare nell'applicazione del codice, cioè eh, come ha detto, giustamente. Come ha ricordato scusate, eh, Andrea, eh, noi ci, mh, come, mh, siamo molto interessati al discorso della qualità delle statistiche, ci siamo appunto anche un po' impegnati, abbiamo dato il nostro modesto contributo, ma insomma abbiamo cercato di eh, calarlo sulla nostra realtà eh, e quindi incontriamo oggettivamente qualche difficoltà, bisogna anche dirlo chiaramente, perché... Il vestito di quel codice è un po' tagliato su istituti con funzioni, monofunzionali, diciamo, cioè legati alla statistica. Noi ovviamente siamo un'organizzazione complessa, ci occupiamo di tante cose, talvolta addirittura l'ufficio di statistica è anche un po' marginalizzato, ma questo è un altro problema, e quindi chiaramente tutto l'applicazione. In toto di questa cosa così ci, ci, sicuramente è una bella sfida ecco, e in qualche caso non riusciamo eh, ad affrontarla L'altro tema che appunto è un po' legato a questo è il discorso, che è un mondo abbastanza eterogeneo, quello delle regioni. No? Adesso se volessimo anche solo citare un dato sulle risorse che hanno a disposizione c'è una variabilità notevole perché andiamo da un dipendente a 40 dipendenti. Ecco, quindi capite che. Se sono in una certa condizione posso fare certe cose, se sono in un'altra qualche problema lo incontro. Però ciò posto, dico appunto, noi siamo, eh, abbiamo anche cercato di dimostrare che insomma, siamo interessati a questa cosa e cioè, ci vogliamo anche impegnare eh, con, i, con i limiti che dicevo. Ho visto anche due poster che sono stati presentati da un collega a Istat eh, proprio su un esercizio che ha fatto sull'utilizzo dei principi del codice a livello regionale, mi sembra anche molto interessante, eh, sono usciti dei dati interessanti che appunto testimoniano un po' di questo nostro... Interesse e comunque anche impegno. Ecco. Eh, venendo invece più ai temi che ci ha posto il moderatore, allora, eh, gli stakeholder, eh, come sapete, noi Beh certo, gli stakeholder ne abbiamo diversi, perché naturalmente anche gli utenti finali, eccetera, ma mi volevo concentrare sui nostri principali stakeholder, cioè gli amministratori, perché noi la vicinanza in certi casi non è sempre un beneficio, ecco, mettiamola così. E qualche problema ce lo pone dal punto di vista dell'applicabilità del codice, lo dicevo in un recente seminario che abbiamo fatto sempre insieme a Istat a Genova. L'indipendenza cioè bisogna giocarsela sul campo lì ecco, no? Ma venendo invece al tema specifico della qualità eh, ehm, è chiaro che l'amministratore esprime un'elevata domanda, di, un fabbisogno elevato di informazioni naturalmente, perché eh, come sapete le regioni sono organi di programmazione e quindi in tutti i settori c'è bisogno di dati. Allora, spesso adesso mh, sono molto migliorate naturalmente le statistiche eh, ufficiali, cioè lo dico perché insomma, ormai sono eh, 40 anni che mi occupo di queste cose, quindi eh, ho visto un'evoluzione notevole, no? quindi la disponibilità, anche la granularità dell'informazione è sicuramente molto più elevata. E, però certo che oggi, appunto, venendo all'intelligenza artificiale, o comunque alle fonti non probabilistiche, alle nuove fonti di dati, eh, abbagliano un po' gli amministratori, no? perché chiaramente non è che si pongono tanto il problema... Di chi produce i dati e di come i dati sono prodotti, ma guardano molto all'interesse pratico. Io voglio questa informazione per fare questa cosa qui. Me la date, ce l'avete, non ce l'avete. Ecco, quindi questo apre un po' un tema anche che è un po' laterale, ma eh, che eh, ci dovrebbe impegnare tutti anche a, a, a fare un'azione di promozione più mirata delle statistiche ufficiali, segnando bene le. No, noi, Abbiamo ben presente, adesso lo dico in una platea che ovviamente non ha bisogno di sentire queste cose, però eh, chiaramente noi ce l'abbiamo ben presente, ma se ci spostiamo un po' di visione questa cosa si perde e queste differenze tra un bene comune, eh, come è la statistica ufficiale, e altri che non sappiamo bene, cioè che per carità anche noi stessi siamo affascinati dall'idea di poter usare certi dati piuttosto che altri, che però pongono una serie di problemi. Di metodo, di etica, tutti quelli che insomma sono stati evocati in questa conferenza: molto molto rilevanti. Quindi questo naturalmente. Eh, qualche, eh, come dire, qualche difficoltà ce la crea perché poi arriva il privato di turno che gli rivende qualcosa di questo tipo qui e va benissimo è meglio anche della statistica pubblica no? soprattutto a livello settoriale perché eh, appunto un conto è quando fai le programmazioni e cose così più magari però su certi settori alle volte si entra un po' anche in conflitto quasi no? diciamo. Quindi qualche problemino da questo punto di vista eh, lo incontriamo. Eh, su cosa facciamo? Ecco, eh, parlando, diciamo, tralasciando le attività più tradizionali, noi credo che oggi le regioni siano molto concentrate sull'utilizzo dei dati amministrativi, effettivamente. E quindi, dove però ci sono tante domande aperte, ecco, eh, su cui bisogna. Eh, e qui credo che ci sia effettivamente una necessità di alcune forme di standardizzazione come si diceva prima eh, appunto. e appunto siamo credo, molto interessati anche a questo discorso del quality report perché effettivamente non è che ognuno di noi si deve inventare l'acqua calda. No? Se esistono... Penso che sia più utile avere degli strumenti condivisi, poi su questo ci torno, e, e, e usarli eh, appunto perché sono, come dire, sono un patrimonio. Ecco, quindi, ehm, sulle statistiche non tradizionali diciamo che vengono fatti alcuni primi passi, alcuni tentativi. Adesso, ho in mente, vi cito questo esempio perché l'ho visto recentemente di Polis Lombardia che ha fatto un progetto sperimentale insieme al Politecnico di Milano, dove ha utilizzato big data, diciamo dati di telefonia soprattutto, eh, per valutare aspetti legati al turismo. A quello che loro chiamano city user, insomma, la mobilità sulla città metropolitana. No? E cose molto interessanti, anche perché adesso guardandole non tanto sui risultati, ma dal punto di vista del metodo, si sono impegnati sulla semantica, sulla metodologia, eccetera, perché chiaramente queste sono tutte cose che vanno modellate di volta in volta. Anche, cioè, e credo che anche altri colleghi forse si stiano iniziando a, a, a lavorare su questo, ma diciamo che il nostro fuoco in questo momento è sicuramente più sui dati amministrativi, sui quali poi peraltro ci sono anche insomma, esempi abbastanza interessanti e, e, e produzioni abbastanza importanti. Ecco, sul come, perché vedo che il tempo scorre eh, velocemente, vado un po' più avanti. Eh, sul come, ma io credo che qui le parole chiave siano state richiamate già prima, anche in introduzione, cioè cooperazione, scambio e riutilizzo. Eh, io credo che soprattutto visto che la frontiera è nuova, ma è nuova abbastanza per tutti, poi noi saremo anche certamente meno strutturati che l'Istituto, però sicuramente la novità tocca un po' tutti no? e quindi tanto vale effettivamente cercare di fare sia delle economie di scala, perché come è stato giustamente richiamato c'è un problema anche di risorse, eh, c'è un problema di risorse economiche a livello territoriale forse anche di competenze perché poi non tutti abbiamo skill specialistici sicuramente è anche un fattore imprescindibile per dare operatività scusate il bisticcio di termine all'interoperabilità che è un'altra parola chiave no? quindi se non c'è cooperazione l'interoperabilità credo che non stia in piedi e quindi anche questo credo che sia un po' Sulle altre cose da fare, no? io mh, avevo sperimentato le vecchie peer review del System e. Mi sembrerebbe un'idea da riprendere effettivamente. Rivista eh, sicuramente, riaggiornata, eccetera. Ma credo che sia anche una forma appunto di scambio e di apprendimento utile, E no? che quindi eh, probabilmente col, con le nuove linee guida da, da vedere e verificare su, sul campo direttamente. E, poi, vabbè, questa sollecitazione del piano di interventi è, è collegata. Giustamente se, se facciamo questo è molto utile avere anche il piano. Tra l'altro, adesso lo dico, non so se poi i colleghi degli altri enti territoriali sarebbero d'accordo: ma eh, esiste già uno strumento e un luogo per poterlo fare, questa cosa qui. Abbiamo sottoscritto qualche anno fa questo accordo Istat Territorio, no? che mette in piedi questi tavoli territoriali. Su cui finora abbiamo fatto attività un po' così, diciamo non, non particolarmente rilevanti, cioè abbiamo fatto anche un seminario finale eh, a Roma presso l'Istat. Ma insomma, gli si potrebbe dare anche potrebbero essere un luogo dove queste, su queste cose eh, ci si può confrontare e, e si può ragionare, anche perché è proprio previsto da quell'accordo lì. Eh, a richiamare insomma il proprio <ride> il protocollo oh. ma insomma oh. è, è contenuto e quindi eh, sicuramente eh, sarebbe una sede mh, utile e comunque mh, dove ci sarebbero più soggetti che si possono confrontare e dove appunto anche l'aspetto metodologico può essere tranquillamente un oggetto di ehm, Discussione e di confronto. L'ultimo punto lo dico solo proprio in maniera evocativa perché qui eh, si aprirebbe un portone naturalmente, quindi eh, non, non è il caso, anche visto il tempo. Eh, certamente questi discorsi che stiamo facendo mh, richiamano anche una necessità di riforma del 322 soprattutto per quanto riguarda naturalmente adesso lo voglio dire limitatamente agli uffici regionali di statistica perché chiaramente qualche situazione di difficoltà ce l'abbiamo e soprattutto occorrerebbe istituzionalmente quindi normativamente dargli una collocazione più stringente stiamo incominciando a ragionare se mai poi si affronterà il tema eh, sul fatto che dovremmo un po' essere equiparati, eh, diciamo così, un po' come succede con i DPO o il responsabile della trasparenza, che è un obbligo di un'amministrazione, c'è cioè una posizione diciamo di staff generale e questo potrebbe essere anche un elemento che rafforza un po' eh, gli uffici. L'ultima cosa che volevo dire, ecco, eh, che mi sono dimenticato prima, è che forse nell'ambito di questi scambi, queste, cose, in queste operazioni di confronto. Quello che sarebbe utile, ma mi sembra che fosse già un po' nelle cose che stavate dicendo... Ecco, avere anche, siccome di questi tempi eh, va molto di moda questo termine, uso questo termine anche se non è corretto, dei LAP statistici, no? eh, nel senso che appunto noi ci dobbiamo porre un problema di eterogeneità delle nostre strutture, no? non tutti possono garantire la stessa cosa per i motivi che dicevo prima, però credo che è giusto che tutti ci si impegni a trovare un minimo comune denominatore, una base che va garantita appunto per tutti e questo credo che si possa andare a definire. Grazie. Grazie, grazie mille, passo la parola a... Maurizio. Allora, Prego. grazie, grazie tanto al dottor Scano, io mi avvalgo delle, delle slide di presentazione, queste sono slide di presentazione che io ho riportato ad Esgab riguardo alla governance, alla qualità della governance che stiamo discutendo a livello europeo, e per eh, poter prendere in considerazione quelle che sono le innovazioni che si stanno velocemente e prepotentemente eh, presentando per la statistica, anche con l'aiuto, anche con... L'introduzione dell'intelligenza artificiale e del data science. Quindi stiamo ragionando su un mondo nuovo di statistiche e anche di qualità che è necessaria per queste eh, statistiche. Tanto la statistica è cambiata moltissimo. E, eh, non entro nel dettaglio, ma eh, le tendenze sono ben chiare. Adesso passiamo dalle indagini che sono ancora chiaramente di estrema importanza, indagini che sono face to face, a più a intercettare invece eventi che sono già eh, presenti sul, sul web. E Prendere in considerazione la datificazione che c'è di tutta l'informazione della società con la società che usa questi dati di tipo organico che non sono dati di tipo statistico e che devono essere invece poi spesso presi in considerazione. Per analisi statistiche. C'è una tendenza da piccolo campione a grande campione di osservazioni con l'integrazione dei dati amministrativi e anche di dei quelli che sono i big, da, big data, che sono dati tipicamente eh, provenienti o da fonte privata o da eh, sensori. Eh, attraverso Internet of Things e poi c'è una terza tendenza importante che si sta imponendo nell'ambito della statistica è quella di de, con l'uso dei computer, dell del eh, considerare l'intelligenza artificiale, passare da un'analisi eh, statistica eh, tipicamente inferenziale probabilistica ad un'analisi statistica computer intensive, cioè dove sono presenti i ricampionamenti e le eh, analisi eh, che tengono conto del, anche della modellistica, adesso infatti si, già si sta parlando di intelligenza artificiale explainable, cioè che sia con un modello non più come una black box che dall'input arriva all'output senza sapere come funziona, ma proprio invece tenendo conto di una modellistica che possa aiutare la, eh, le, le persone, diciamo le, i ricercatori a capire esattamente come funzionano i modelli. Non entro in tutte le tecniche, queste ne abbiamo discusso, in tutte le tecniche che ne sono importanti per la statistica ufficiale, ce ne sono comunque quelle che devono tener conto, non soltanto a parte l'integrazione con il classico eh, metodi di record linkage o data fusion, ma quelli che devono tener conto della dimensione spaziale e territoriale dei fenomeni, sempre più richiesta a livello anche sia regionale, granulare, e confronti spaziali e, e territoriali sempre più richiesti. E la, e la data visualization, che è un altro aspetto importante, che eh, permette di comunicare in maniera più facile eh, le informazioni statistiche. E, allora abbiamo ragionato su quale eh, modalità, quale governance, quali sono questi cambiamenti eh, che cosa, a che cosa portano? Quali sono le necessità che di governance che si devono eh, prendere in considerazione? Allora a livello europeo c'è questa diciamo, ripartizione che si vede di, in tre appunto parti, il livello appunto delle, delle strategie politiche, chiaramente il livello politico e il livello invece quello strategico. Eh, che, viene, che è rappresentato da ESAC ed ESGAB, che sono appunto i due livelli strategici, e poi il livello strategico operativo, che è quello rappresentato da, da um, Eurostat. Se lo ribaltiamo a livello italiano, questo naturalmente è il. il livello strategico consultivo sarebbe rappresentato dalla COGIS che però ha la duplice competenza non solo la competenza di valutare la qualità delle statistiche ma anche quella di verificare che l'informazione sia completa la completezza dell'informazione statistica e quindi qual è il tipo di Ehm, governance che si sta delineando. Intanto è una governance basata, l'abbiamo detto, è stato detto da, da molti dei precedenti relatori, eh, basato su un ecosistema di dati, un ecosistema che ha una forma ben specifica ed ha anche delle caratteristiche ben specifiche. La prima caratteristica più importante è quella dell'adattività, cioè della capacità di essere un sistema agile nel realizzare. Ad esempio, quando c'è da fare il programma statistico europeo, ma anche il programma statistico italiano, la procedura di attuazione del programma è una procedura molto rigida che non permette di intervenire nel caso in cui ci siano degli, delle cose che si debbano fare a livello... Di, eh, per esempio, pandemia, quando c'è una crisi, quando c'è qualche cosa che interviene e che quindi bisogna fare velocemente. E quindi questa agilità è una. Una di quelle questioni che viene richiesta è che sarebbe utile per esempio nella legge 322 poterne discutere per come migliorare. Qualche cosa ne abbiamo discusso anche a livello di Comstat per come migliorare la flessibilità nella presentazione del, del programma statistico italiano, però eh, servirebbe qualche cosa di più. Naturalmente la governance, e qui ecco, riesco a entrare un pochino anche più in quello che potrebbe essere utile per il sistema statistico nazionale, il modello di governance, c'è cioè un modello, un'architettura. L'interoperabilità, ne abbiamo parlato, e la standardizzazione, che sono due elementi principali, e poi anche un altro elemento di cui nessuno ha parlato, ma che è invece interessante, il cloud computing e il distributed computing. Vi faccio capire esattamente. Intanto l'ecosistema dei dati deve avere una caratteristica ben specifica, deve avere un continuo... Eh, apprendimento del fabbisogno di informazione deve partire da questo continuo apprendimento di informazione statistica, e qua è necessario realizzare una classificazione di quelli che sono gli utilizzatori della statistica, a partire da quelli istituzionali che chiaramente sono i primi che eh, sono diciamo, interessati ai policy maker che sono interessati alle decisioni, ma poi non solo ci sono anche quelli non istituzionali per arrivare a, alla fine anche al cittadino stesso e poi abbiamo i produttori e i metodologi i produttori che chiaramente in alcuni casi possono essere anche utilizzatori o metodologi e qui è, la cogis dovrebbe avere una funzione di coordinamento di questa parte, in qualche modo, cioè il, il, dovrebbe, avere un, dovrebbe rappresentare con una commissione, eh, verificare che l'informazione, che fa bisogno di informazione statistica sia eh, perfettamente coperto. Questo perché lo deve, eh, se, a mio avviso deve essere fatto da una istituzione indipendente. Poi abbiamo per quanto riguarda il modello, un modello che è quello che è già esistente, che è un modello non centralizzato, ma è un modello distinto in nodi, dove ciascun nodo è rappresentato sostanzialmente da un ufficio di statistica, un ufficio di statistica che però ha le caratteristiche di potersi collegare completamente esattamente con tutti gli altri uffici di statistica, quindi questo e, e diciamo sistema avrebbe le caratteristiche. Questo è un nodo. Diciamo ipotizziamo di considerare i 60 uffici principali di statistica, che sono quelli che producono per il sistema statistico nazionale e che producono anche per il sistema statistico europeo. Iniziare almeno da quelli dovrebbero essere completamente interconnessi, ogni nodo dovrebbe avere la capacità di poter. Si collegare con tutti gli altri, avere la capacità attraverso quella che è il cloud computing, cioè tutti i software che sono in un cloud e che possono essere utilizzati da tutti quanti. I, i, diciamo, I nodi del sistema e che quindi possono sfruttare le stesse procedure che sono state realizzate naturalmente dagli enti più importanti, l'Istat, ma anche a livello diciamo, europeo. Questo è l'orientamento da prendere in considerazione. E qui c'è chiaramente anche tutta la parte importante dei dati nuovi di, di nuova natura, che sono quelli che ci permettono appunto di passare dalle informazioni che sono eh, di natura non eh, organizzata ad informazioni organizzate da poter elaborare. E naturalmente. L'ultima parte è l'interoperabilità. Qui l'interoperabilità però ce ne abbiamo di tre tipologie. Si è parlato in questi giorni di quella tecnica sostanzialmente il collegamento tra i, le informazioni senza sapere queste informazioni che cosa siano, queste. sono soltanto collegati. Poi, però, c'è un'interoperabilità che è semantica dove si ha a conoscenza delle informazioni. In qualche modo questo è il sistema. Che è stato utilizzato da Istat e da anche altri enti europei, eh, che è il eh, S S M X. SDM. SDMX. S eh, sì. È sempre difficile ricordarsi senza pronunciarlo in inglese SDMX. E quello include in qualche modo anche la parte di, eh, di informazione, quindi di, di informazione sull'informazione. E poi però la cosa più importante sarebbe il processo di intero interoperabilità, cioè l'abilità che avrebbero i diversi uffici di poter lavorare tutti insieme ad un progetto comune, che è magari il programma statistico europeo. quindi tutti contribuiscono con un tassello a operare sullo stesso. Questo perché l'interoperabilità è, è, è efficace. Per permettere di fare questo ci vuole chiaramente il cloud computing. Il cloud computing è la possibilità di potersi collegare tutti quanti i nodi al sistema e usare lo stesso software. Attenzione, non parlo di cloud computing dei dati. I dati sono mantenuti su ciascun singolo nodo che li deve mantenere, che de di cui deve avere la sicurezza di quel, del, di, di quel nodo. I dati tutti insieme non vanno mai perché poi è più facile poi poterli eh, in qualche, eh, superare i sistemi di cybersecurity cyber e poi a quel punto rag raggranellare tutti i dati. Invece la divisione compartimentata diciamo diventa più difficile poter poi eh, potersi poi eh, poter prendere tutti i dati cloud computing è importante perché così tutti questa è una automatica standardizzazione dei processi perché chiaramente se tutti usano lo stesso software se tutti usano le stesse procedure che sono già contenute nel cloud a quel punto eh, la standardizzazione diventa immediata il distributed computing invece è un'altra modalità cioè mettere tutti insieme le risorse di computer che sono disponibili per cui se c'è un ente del no del L'ecosystem, del, del, um, dell'ecosistema dei dati che ha bisogno di più potenza di calcolo, la può prendere dai nodi che sono tutti collegati, che possono in quel momento non aver necessità di dover fare le, le elaborazioni. Questo è un modo di rendere efficiente. L'ultima cosa che voglio dire, visto che ho già sforato ampiamente il mio tempo, è quella di parlare anche del framework di qualità dell'informazione statistica e questo è il sistema di peer review della COGIS che in qualche modo credo che va nella direzione delle forze delle vecchie peer review che, ci, che erano state fatte dal Sistan. Cioè noi abbiamo immaginato un sistema molto più snello di quello che è il codice delle statistiche, che è quello del, della peer review del, del, di Eurostat, no? la peer review europea. Eh, quella sicuramente è ottima come operazione per vedere lo stato dell'arte degli istituti nazionali di statistica e delle ONAS a livello europeo, però è una peer review che sia un pochino più sui fatti, sulle diverse eh, produzioni statistiche, sulla qualità dell'informazione, visto che adesso... C'è l'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale si basa su dati, se i dati sono certificati in qualche modo, allora le risposte che dà l'intelligenza artificiale sono risposte verosimili, non sempre vere, ma molto verosimili. Quindi il discorso è anche rendere certificati i dati e questo dovrebbe essere fatto attraverso... Certificare dati e processi dovrebbe essere fatto attraverso un sistema di eh, peer review che è simile a quello della produzione scientifica di, internazionale. Quando si produce un qualche cosa di scientifico c'è sempre una peer review va sulle riviste internazionali, segue un, un, un tipo di, eh, di eh, appunto validazione che è quello eh, internazionale riconosciuto da tutti. Quindi anche qua parlare di metriche di valutazione, metriche di valutazione che permettono di dare la certificazione ai dati. Poi a quel punto i dati possono essere fit for purpose, cioè praticamente li posso utilizzare a seconda dei diversi eh, livelli di, di importanza che quell'informazione che viene, viene creata e può, può dare. Mi fermo qui perché ho sforato tantissimo, <ride> quindi scusate. Allora sì, eh, in realtà penso che ci siano ancora alcuni, alcuni minuti, quindi se qualcuno vuole fare delle domande eh, o degli approfondimenti. E, ok. Tanto quello che posso dire sicuramente è che eh, ringrazio proprio tutti quanti i relatori perché le suggestioni che sono venute fuori sono veramente diverse e importanti, quindi adesso riuscire, poi bisognerà concretizzarle chiaramente, in una politica della qualità appunto allargata, non istat, ma che veda un po' tutti gli attori che effettivamente agiscono. Ci sono Tante parole che ho provato, chiave che ho provato a buttare giù durante le vostre, le vostre relazioni. Tolgo gli occhiali se non vedo. Eh, da, appunto, il nuovo ecosistema di dati nel quale ci troviamo, eh, la revisione del codice, chiaramente che eh, ci vede un po' come attori, e un po' tutti hanno proprio evidenziato la questione peer review, e quindi vedere e prenderla come occasione anche da estendere altrove rispetto a quella alla quale già siamo abituati e che è consolidata con Eurostat. E la, ehm, le questioni nuove che si stanno eh, mettendo in, in evidenza proprio come ruolo anche dell'istituto nei confronti dei vari enti e quindi anche dell'ausilio che possiamo dare, si è di data stewardship, io aggiungerei anche metadata stewardship rispetto alla quale già stiamo fornendo un po' un'abbondante abbondante... Eh, eh, stiamo mettendo in piedi un'abbondante attività eh, rispetto al cosiddetto catalogo nazionale dati, non l'abbiamo citato, ma è una delle attività che ci vede coinvolte e vede coinvolte diverse, eh, diversi eh, enti, eh, enti pubblici. L'accesso ai dati privati, un altro eh, bel tassello chiaramente che si sta costruendo e sta diventando sempre più rilevante insomma per ehm, eh, e bisogna affrontarlo nel modo opportuno per capire poi in che termini questo eh, eh, debba essere valutato e impatta sugli aspetti di qualità. E, ma rispetto a tutto quanto questo, tenere conto anche delle difficoltà applicative che si hanno rispetto ai vari elementi del codice eh, a livelli, ai diversi livelli a livello europeo a livello eh, nazionale a livello di singolo ente e, eh, e, e forse direi all'atere rispetto alla politica per la qualità però comunque è un elemento importante sono state, è stata citata diverse volte la legge, la 322 eh, che chiaramente va a impattare un po' sull'organizzazione complessiva sia dentro i diversi enti sia rispetto a, eh, a quindi anche alla valutazione complessiva, la presenza di un DPO, la trasparenza, sono elementi chiaramente fondamentali rispetto a questo. E, um, e si è citata la questione chiaramente degli stakeholder, un po' l'avevo sollecitato, ma chiaramente eh, i vari e tener conto dell'utilizzo dell delle, eh, delle diverse fonti, eh, così anche come richiesto dal pubblico per andare a soddisfare i bisogni informativi. E, ehm, poi eh, l'aspetto del, del cloud computing, della classificazione degli utilizzatori e quindi della, della messa a disposizione anche di un bagaglio metodologico comune eh, rispetto al quale i diversi enti possono accedere non soltanto ai dati ma anche ai metodi, eh, che è un altro elemento chiaramente fondamentale che va verso la standardizzazione, che è uno dei principi proprio sulla qualità che si è preso in considerazione. Queste sono soltanto alcune delle, dei sugge, delle, delle suggestioni che ho appreso oggi, ma ce ne sono ancora altre, e tanto che vorrei poi rivedere anche la, questa, eh, questa discussione che abbiamo avuto oggi, proprio per riprendere in pieno i vari punti che sono stati suggeriti e che appunto poi adesso bisognerà declinare in modo opportuno come azioni che eh, insieme... Non soltanto l'Istat, ma un po' tutti gli attori che agiscono per la produzione delle statistiche ufficiali, possiamo portare avanti per far sì che i nostri dati siano sempre più rilevanti, sempre più di qualità. Mi sembra inevitabile ripetere questo termine, che comunque è il termine al centro di questo tipo di sessione. Grazie a tutti veramente per queste suggestioni e buon proseguimento. Non so se ci sarà. Grazie a voi.